Nell'episodio precedente. Vabbè, guardiamo questi disegni. Perché sei così triste? Credo che mi serva un po' di tempo per tornare come prima. Papà, quello che è successo a Jason non è colpa tua. Buonanotte, Sean. Cosa succede? Oh, merda. È un origami. Martedì, mezzanotte 06, 6,9 mm, credo, di acqua caduta. Ok, non mi ero accorto che dovevo spingere il tasto. Questa macchina cade a pezzi. Guardate i graffiti come sono fatti bene. Andiamo a farci qualche puttana. No. Sì, ma entra, dai, sei tu, sono ti bagni. Entra. Ok, dondola perché ho un po' ubriaco. Lauren Winter, le dice niente? No, mi pare di no. Quella, Lauren Winter. Figlio di puttana. Il suo piano, ultima porta sulla sinistra, in fondo al corridoio. Dovevo immaginarmelo, ma non ci avevo pensato, ovviamente. Terza porta a sinistra, in fondo al corridoio. Dopo le scale, suppongo. Lauren Winter. Ricevo solo suo appuntamento. Wow! A fare il coglione, vedete? $50. Niente baci e niente cose strane. D'accordo. Perspicace comunque, dovete darmene atto sull'inizio, dove ho detto andiamo a farci qualche puttanone. Metti i soldi sul tavolo, hai 10 minuti. Quando sono alla sveglia è tutto finito, ok? Sì? $50. Easy. Forza, spogliati, non abbiamo tutto il giorno. Io non sono un cliente. Dovevo immaginarlo. E cosa vuole? Un omaggio? Sono Scott Shelby, investigatore privato. Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare. Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny. Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere. Mi lasci in pace. Insista. Ci saranno altre vittime se non fermiamo l'assassino. Lei mi deve aiutare, Lauren. Potrebbe sapere qualcosa di utile alle indagini. Aiutarla? Ma lei non può fare più nulla. Mio figlio è morto, lo capisce? È morto! In questo momento l'assassino è a piede libero. Convincere. Ucciderà ancora se non lo fermiamo. Il mio Johnny è morto, che differenza fa? Indurre a compassione. Se non troviamo l'assassino, altre madri stringeranno fra le braccia il cadavere del figlio. Ma lei ha ragione. Perché preoccuparsene? Non è più un suo problema, giusto? Dai, che funziona. Cosa vuole sapere? Bene, dai. Quando girano così non capisco un cazzo, non riesco neanche a leggere. Ma che cazzo sono? Mi Johnny? Parli di Johnny. Mi racconti di lui. Johnny era un bravo bambino. A volte litigava coi ragazzini che mi chiamavano. Insomma, a modo suo credo che capisse la situazione. Certo. Mi parli del padre di Johnny.
Un fallito senza lavoro che mi picchiava dopo qualche birra. Mm. Non lo vedo dal giorno in cui Johnny è scomparso. Vigliacco. Beh, è meglio così. Sì, meglio così, veramente. Foma. Ne vuole uno? Grazie, ho smesso. Coraggioso. Scomparsa, proviamo. Come è scomparso suo figlio? Spesso, dopo la scuola, andava a giocare con gli amici del quartiere. C'era qualcosa di strano quel maledetto giorno. Tipo? Non lo scorderò mai. Cosa c'era di strano? Tutti i suoi amici rientrarono alle 5. Tutti tranne lui. Ha qualche sospetto circa la sua scomparsa? Il mio lavoro mi ha fatto incontrare tante persone strane. Certo, ci ho pensato all'inizio. Ma? Ma mi sembrava una cosa assurda. Cosa? Credo che nessuno dei miei clienti avrebbe fatto male a Johnny e agli altri, certo, bambini. Perché avrebbero dovuto. Cosa è? È finito il tempo? Tempo scaduto, signor Shen. Spero sia soddisfatto. Sembra che conosca. Ora fuori di qui. Sembra che conosca l'ambito. Forse avrei dovuto scoprire molte cose, ma. Fagli un'altra domanda. Fagli un'altra domanda. Altri $50! Se ricordasse qualcosa, anche solo un dettaglio, mi chiami. E per favore fallo. Veramente, fallo. Sarà importante. Ok, direi che possiamo scendere. Mi sono spaventato tantissimo. Trova sta cazzo di... Ok, ha l'asma, perfetto. Ce l'ho anch'io l'asma. Oh, 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 è quello? Loren, dolce sacco. Ok. Sono io. Hey, che cosa ci fai qui? Ti ho già detto di non farti più vedere. Scusa, amore, ma avevo davvero bisogno di vederti. Cosa sta... Che cazzo succede? E tu che vuoi, stronzo? No, che cazzo vuoi te? È tutto a posto? Lei sta benissimo. Non credo. Fuori dalle palle. Ancora tu. Oh, vaffanculo. Dio buono, è difficile. È difficile, ragazzi. È difficile, è veramente difficile. È veramente difficile. Dobbiamo stare concentrati. Forza, fagli il culo. Fagli il fottutissimo culo. Sì, così. Sì, la sedia. Buonanotte, a secchio. Spacca il culo. Spacca il culo. Sì, così. È lui la polizia. Cosa devi chiamare? Ok, non si è rotta. Non si è rotta la bottiglietta. Ok, mamma mia. Oh, sì, X. Bim. Spaccagli la faccia. C'è pochissimo tempo per reagire. Veloce. Oh merda, no, non farlo. Non ucciderlo così. Merda. Chissà di vedere le mie facce adesso, come sarà. Un combattimento devastante, ragazzi. Eh no. Ok. Dai, fallo secco. Adesso puoi ucciderlo, sì, così. Devastalo. Non finisce qui, bastardo.
Si sente bene? Sì, grazie. Meglio di lui, credo. Ma chi era? Un ex cliente che mi crede sua. Era sempre più violento, gli avevo detto di sparire. Che brutto lavoro. Faccia attenzione, è facile che ritorni. Scusi per il caos. Signor Shelby? Sì? Grazie. Fa niente, sorella. Zoppica! Zoppica! Sta zoppicando! Guardatelo! Non è facile, ragazzi, tutti quei quick time event. Non ne ho sbagliato uno, ma veramente non è facile. Martedì, ore 8.05, 17,3 mm. Non smette di piovere neanche se metti una cupola sotto la città. Perché dovrebbe smettere di piovere se metti una cupola sotto la città? Non lo so. Però c'è la polizia e un'ambulanza. Se è il poliziotto, potrei già aspettarmi qualcosa. Se invece è il babbo di prima, ed è esattamente il babbo, gli trema una mano. Ok, vediamo che succede. Andiamo a chiedere subito informazioni. Questi due mi fanno parlare. Questa zona è vietata, signore. Si allontani. Agente Norman Jaden, FBI. Ha un distintivo o qualcosa del genere? Sì. Sì, certo. Ok, faglielo vedere, fratello. Bene. Può passare. Così, è così facile? Va bene, qua ci sarà un cadavere. Sto cercando il tenente Blake. È qui per caso? L'ho visto arrivare prima. Sarà qui in giro. Ok. Grazie. Andiamo a cercarlo. Qui nell'ambulanza posso fare qualcosa? No. Ok, qui niente, quindi non credo abbia senso andarci. Ok. Gli occhiali. Che occhiali sono questi? Registrazione video note. Agente 47023 Norman Jaden. Martedì 4 ottobre 2011. Sono le 8:14. L'ho premuto. Cosa c'è qui? Guarda questi occhiali sono. Irrilevante ai fini delle indagini. Bene, perfetto. Quindi con questi occhiali noi cerchiamo. Sto cercando il tenente Carter Blake. Ok, Grazie. trovato. Andiamo qui. Da Blake. Tenente Blake, agente Norman Jaden, FBI. Sono stato Jaden. nel suo ufficio stamattina, mi hanno detto che era qui. Se stava cercando pioggia, cadaveri e autostrade, è venuto nel posto giusto. Ma Grande. dia a quell'idiota sul bulldozer di fermarsi 5 minuti. Non sento neanche quello che penso. Subito, tenente. Beh, viene anche lei, Jaden. Sì. Allora, che è successo? Un tipo che portava a spasso il cane ha trovato il corpo stamattina intorno alle 6. Non ne sappiamo molto di più. A prima vista sembrerebbe opera dell'assassino dell'origami. Ci sono testimoni? Non ancora. Visto il quartiere, sarei molto sorpreso se ce ne fosse qualcuno. Ci sta. Novità dal coroner? Stanno arrivando, tenente. Cazzo, è più di un'ora che stiamo aspettando. Salute. Il corpo è stato identificato? No, non ancora. Più tardi ne sapremo di più. Ho capito È orario, stata cioè. stabilita l'ora del decesso? Stando al rigor mortis, è avvenuto meno di 6 ore fa. Il coroner potrà dirci qualcosa di più. La causa del decesso? Il corpo non presenta ferite. Forse è stato affogato.
come gli altri. Tony, non voglio vedere un merdoso giornalista nel raggio di un miglio, intesi? Sì, bravo, fatti sentire. Indizi. Avete qualche indizio? I miei uomini stanno passando al setaccio la scena. E il killer ha lasciato qualcosa? La troveremo. Ci vede. Senta, ho un po' da fare qui. Perché non ne parliamo più tardi con calma in ufficio? Nessun problema, ho capito. Posso dare un'occhiata in giro? Ti accomodi. Perfetto. Ehi, Jaden, passi da me se trova qualcosa, ok? Siamo nella stessa squadra. Vediamo. Allora, vediamo se qua in giro c'è qualcosa. Questo non ricordo se l'avevo messo. Polline di orchidea. La concentrazione di polline diminuisce a causa della pioggia, ma resta comunque alta se ci si avvicina al corpo. Commento Ari, le particelle di polline si perdono nell'erba alta. Credo sia la fine della scia. Ok, vediamo commento qui. Ari, tracce di sangue presenti sui binari. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. Era stanco duro. Ok, qui ci stiamo avvicinando a qualcosa, forse. Le impronte continuano subito dopo la scia di polline. È possibile che siano dell'assassino. Proseguiamo allora. Ok, sì, perfetto, proseguono qui. Cos'è? Commento Ari, tracce di sangue rilevate sulla recinzione dietro alla ferrovia. La scalata verso il successo. Sul cesso. Qui mi è venuto da premere. Ok. Non è facile. Non è per niente facile, ragazzi, veramente. Va bene. C'è qualcosa qui? Teniamo premuto questo. Ok, ci siamo. Dai, Jaden. Non sei una pippetta, dai. Sei un cazzo di... Fai parte dell'FBI. Porca puttana. Proseguiamo. Ok. Dai. Madonna. Sì, perfetto. La scalata è fatta. I colori sono un po' troppo cupi, forse. Ok, qua c'è un'autostrada. Vediamo. Ok. Cosa mi dici? È possibile che siano dell'assassino. Le orme. Grazie. Questo? Commento Ari. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Oh, di ai poliziotti di venire qui, porca puttana. Potrò stare io qui da solo. Suppongo che non ci possano. Oh, attenzione! Gestacci! C'è una ferrovia vicino al punto in cui è stato abbandonato il corpo. Proprio come per tutte le altre vittime. Aspetta, andiamo un attimo qui dal corpo. Ok, qua ci dovrebbe essere il corpo. Commento Ari, la vittima giace a terra su. Nessun segno evidente di violenza. Ok, vediamo questo. E c'è un'orchidea sul petto della vittima. Ok, gli altri? Un origami nella mano destra. Il killer degli origami. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso.
Suppongo di sì, fratello. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. Ok, dovrebbe essere l'ultima. Ferita superficiale alla coscia destra. Il sangue è identico a quello sulla recinzione. Dovrei aver finito. La testa? Il volto è ricoperto di fango, come le vittime precedenti. Ok. Direi basta. Sì. Credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere. Siamo certi? Beh, quindi se ti perdevi qualcosa te lo dicevano, suppongo. Va bene. Allora usciamo. Io me ne torno in ufficio. Lei rimane? No, basta via. Così. Me ne vado anch'io. Se mi hai detto che abbiamo visto tutto, me ne vado anch'io. Risparmiamo il tempo. Poi ragazzi, ovviamente, se avete dei consigli da darmi su come giocare, su come prepararmi, robe del genere, comunque, anche se mi sono perso per esempio qualcosa, voi ditemelo, tanto prima o poi me lo rigiocherò. Ok, mi fai uscire? No, non mi fa uscire, io rimango qui. Ho visto abbastanza. Meglio tornare alla centrale prima che mi prenda una polmonite. In effetti. C'avevo un'altra sensazione, non ho visto che cos'era. Interessante. Le uniche tracce lasciate dal killer sono quelle che ha voluto lasciare. Sapeva perfettamente quello che faceva, nei minimi dettagli. Beh, è un gran killer. È un gran killer. Ok, andiamo. Senza lasciarci la cintura e via. Ma seguiamo il tipo. Ok, quindi suppongo ci saranno molte scene di investigazione, comunque, dove dobbiamo cercare degli indizi. Bisogna vedere se ogni volta ti dirà che è finito, che abbiamo finito, non c'è più niente da vedere, così, oppure se sta a te, comunque spetta a te guardare completamente l'ambiente circostante, ecco.